Nel 1300 una pesante e inaspettata crisi economica si è abbattuta su tutta l'Europa, dando origine a un periodo di fame e carestia che si è protratto per 150 anni. La popolazione ha smesso di crescere, la produzione agricola è diminuita e i commerci sono ristagnati. Gli uomini malnutriti si sono indeboliti e sono state facile preda delle epidemie che regolarmente accompagnano le carestie. Una moltitudine denutrita si aggira lungo le vie delle campagne e i viali delle città, chiedendo cibo, elemosinando e piangendo per un minuscolo tozzo di pane o qualsiasi altra cosa possa nutrire quei poveri corpi affamati. Coloro che combattono non per Dio in se stessi, ma contro il diavolo negli altri, non riusciranno mai a migliorare il mondo. Il mondo rimane peggiore di come era prima che cominciasse la crociata. Le crociate, allo stesso modo di qualsiasi altra guerra, non sono mai state giuste. Molti perirono per difendere e cambiare un mondo che, ahimè, rimase sempre lo stesso. Ogni guerra combattuta su questa terra porta odio, morte e sofferenza. Il tentativo di costruire la libertà attraverso la guerra annienta la vita. Ogni guerra demolisce la propria libertà e distrugge la libertà altrui. L'eresia non si può annientare se non distruggendo gli eretici. E gli eretici non si possono sopprimere senza sopprimere con essi i difensori ed i fautori dell'eresia. E ciò può avvenire soltanto in due modi: con la loro conversione alla vera fede cattolica, oppure quando, abbandonati al braccio secolare, vengono corporalmente bruciati. Le fiamme dell'inferno avvolgono gli eretici, le streghe e ogni tipo di eresia, conducendoli a riunirsi con Satana e riconsegnando il mondo alla vera fede. Mai pestilenza era stata più fatale e più orribile. Il sangue era il suo sigillo, il rossore e l'orrore del sangue. Erano acuti dolori e improvvisi capogiri. E poi un abbondante sudore sanguigno fino alla dissoluzione. Le macchie scarlatte sul corpo e specialmente sul volto della persona colpita erano il bando di peste che escludeva la vittima da ogni aiuto e da ogni pietà da parte dei suoi simili. La peste è poco vantaggiosa per i medici e tali da farli vergognare, poiché essi non osavano visitare i malati per paura di essere contagiati. E quando li visitavano, poco o nulla facevano e non guadagnavano niente. Quasi tutti i malati, infatti, morivano. Pane, per favore.
misura di grano per un denaro, 3 misure d'orzo per un denaro, olio e vino non siano toccati. Non possiamo più sfamarci e non possiamo sfamare i nostri figli. Siamo poveri, non abbiamo niente, viviamo per strada. Tutto quello che ci spetta è un tozzo di pane e un bicchiere d'acqua. E adesso ci manca anche così poco. Non abbiamo prospettive. La fame, la carestia sono una vera ingiustizia. E voi! Voi siete degli egoisti! Ecco la nostra ingiustizia, la disuguaglianza. Poco a molti e molto a pochi. Indigestione e fame. Spreco e carestia. Siete degli egoisti. E se veramente siete cristiani, come vi dite, allora dovete prodigarvi affinché le ricchezze siano distribuite con giustizia. E affinché a nessuno manchi il necessario per vivere in dignità. Un giorno dovrete rendere conto a Dio di questo. Ci fu dato il potere di togliere la pace dalla terra e di far sì che si sgozzassero a vicenda. Oddio! Facemmo la guerra, fratello contro fratello. Noi creammo le nostre armi per difenderci, ma finimmo col prendere gusto nell'uccidere, a prevalicare per sentire il potere. La crudele guerra ci ha portati a desiderare di farci del male a vicenda, a portare odio, strage, massacro ai nostri avversari. Noi siamo i più forti, abbiamo vinto battaglie e guerre, abbiamo finalmente dato la morte ai nostri maledetti nemici. Ma verrà un giorno
in cui anche noi moriremo. E allora ci chiederemo che senso avrà avuto tutto questo. Ecco un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco. Gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora sull'eresia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e della Madonna Santa Maria e tutti i santi e Santo Pietro, è male, torni addietro! Io non sono... Io amo la fertilità, amo le stagioni, con umiltà cerco di aiutare gli altri, vittime di una vita insicura, minacciate dalla forza della natura e dalla brutalità degli uomini. Io invento speranze! Ma davvero credete in simili follie? Davvero credete che io possa trasformarmi in un gatto? Oppure volare sopra una capra, o uccidere il bestiame, o bruciare i raccolti, o peggio, credete che io possa uccidere con le mie sole arti magiche? Credete, voi credete che innocenti filastrocche siano un peccato? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e della Madonna Santa Maria e Amne Santo e Santo Pietro, che Amne Male, torni addretro, nel nome del Spirito Santo e della Madonna Santa Maria e Amne Santo e Santo Pietro, che Amne Male, torni addretro. Siete voi che avete inventato superstizioni che non c'entrano nulla con Dio, voi siete gli stregoni, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci fu dato potere sopra tre quarti della terra per sterminare con la fame, con la guerra, con la peste e con le fiere della terra. Thank you.
guarito molti. La peste si. E presto toccherà anche a me. Non posso fare a meno di notare in tutti quelli che incontro i segni di questa orribile piaga. Bambini, vecchi e adulti, signori e poveri, questa malattia non risparmia nessuno. Non so cosa fare. Non ci sono medicamenti che possano guarire o solamente alleviare la sofferenza. Sembra che per questa malattia non ci sia una cura. Ho tante esperienze, io ho studiato tanto, ma non è servito a nulla. La disperazione si sta impadronendo nella mia anima, come si è impadronita di questa città ormai deserta. Ho tolto questa maschera perché sono di certo che nulla potrà salvarmi. Insinuarsi strisciante sotto la mia pelle. Io per l'ultima volta però anch'io. L'unica vera cura è la speranza che tutto questo un giorno sarà solo un triste ricordo e che gli uomini possano incontrare nuovamente la luce di una nuova. Finalmente la terribile epidemia che ha causato tanta sofferenza in tutto il mondo ha allentato i suoi artigli. Da oggi la morte, la fame fanno meno paura. Le campagne hanno ricominciato a dare frutti. Le battaglie sono vinte. Gli eretici sono stati puniti e distrutti. Oggi il buio fa posto ad una nuova luce. Ed è grazie a questa nuova speranza che ho deciso di costruire una città nuova, con una grande piazza, sontuosi palazzi e nuove chiese decorate da nuovi artisti. Da oggi vedremo gli uomini di questa città meravigliosa al lavoro per edificarla e renderla ricca, importante. Noi, Cardinale Branda Castiglioni, diamo licenza per una grande festa che celebri questa nuova rinascita. E ringraziamo il Padre Eterno che ci ha ridato la luce di una nuova speranza. E rallegriamoci! Annunziamo giorni de gaudio et letizia pro la magnificenzia di sua eccellentissima, eminentissimo et reverendissimo pater in Cristo Domino, Dominus Branda Castigliono, cardinalis de Santa Romana Ecclesie, episcopum de Piacenzie, episcopum cardinalis portuensis, episcopum cardinalis sabinensis, episcopum et conte della nobilissima et antiqua civitate de Vesprem in loco de Ungherie, cappellano de Bonifazio IX
Pontefice Massimo, lettor pubblico di Ius Canonico dell'Università de Pavia, auditore di Rota. Sua Eccellenza declara finalmente debellata la terribile peste nera che l'universo intero si fu preso. Annunzia. La decisione pro la costituzione dello nuovo borgo, piazze et meravigliosi palazzi, edificati alla nuova maniera pro lo popolo de Castigliono. Declara. Giorni de festa, ove se canti et se balli in allegrezza, fino al calar della notte. Abitanti dello borgo nostro, et foresti giunti da loci lontani, udite, 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 li vexilli si spieghino, et li nostri cori giubilino pro te, Castigliono, terra nostra, pro tua storia e tradizione. E il fuoco antico arda nei nostri cori all'ombra delle turri dell'antico castro, pro te, Castigliono, teste delle seculari tradizioni e degli fasti della nostra storia. A te, Castigliono, custode degli secoli remoti, dedichiamo lo palio delle Castella. Non è strada in questo die che non esulti allegrezza, et focolare ove fuoco non arda gioioso. I secoli decorsi presenti sono, la petra vive. Si apran donca le porte, se destinino li vexilli, se dia fiato alle tube. Castigliono e degli suoi rioni celebra il suo splendore. Se canti in allegrezza et se balli, et gaudio sia la danza. Sian baluardo al tempo le grosse mura del turrito castro, et cume il tempo tutte cure et dolore expella. Bandite sian le armi in dicto die, et amicizia regni sovrana.